cosa possiamo apprendere dalla figura del centurione? Anzitutto, quanto sia necessario amare i nostri fratelli con dedizione. La sofferenza del servo tocca nel profondo il cuore del centurione, che si adopera per trovare una soluzione che allievi il suo dolore. Questo suo movimento dell'animo esprime anche la sua profonda umiltà. Il centurione ha molta fiducia in se stesso e pertanto sa fidarsi anche di Gesù. Non ha la pretesa di essere protagonista del miracolo e lascia agire Gesù. Ricorda che la fiducia in Dio ti porta sempre ad avere fiducia in te stesso. Chiediamo nella preghiera a Gesù che consoli, sostenga e aiuti le persone malate nel corpo e afflitte nello spirito, soprattutto quelle a noi più prossime. Attendiamo con fiducia e speranza la sua risposta, che non si farà certo attendere. Com'è la mia fede nella parola e nelle sue mediazioni umane? Come accolgo le nuove sfide che la vita mi presenta? Quanto conosci te stesso? Ti senti inferiore o superiore agli altri?